L'ottava giornata del girone F del campionato di Serie D ha visto complessivamente 3 vittorie casalinghe, una sola vittoria esterna e 5 pareggi. Gli occhi erano tutti puntati sul derby abruzzese tra Notaresco e Avezzano, che è terminato in parità sul 2-2. Un punto importante per i ragazzi del tecnico De Patre, ancora invischiati in zona play-out. Un punto anche con qualche rammarico, visto che i rossoblù sono andati 2 volte in vantaggio, prima con Scognamiglio e poi con Cantarini, per poi farsi raggiungere in entrambe le occasioni dei marsicani, grazie alle reti di Zanon e Dos Santos. I biancoverdi restano al secondo posto in classifica, in coabitazione con Fano e Pineto. Un Pineto che, visti gli altri risultati, può ritenersi soddisfatto dello 0-0 in terra laziale contro il Cinzia Alba Longa. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa nessuna delle due compagini ha avuto il guizzo vincente. I biancazzurri continuano comunque a muovere la classifica, allungando la striscia di risultati utili. Il Chieti ancora una volta non riesce a sbloccarsi all'Angelini, pareggiando 1-1 con il team Nuova Florida. Barbetta la sblocca all'inizio del secondo tempo, ma El Baktoui pareggia la contesa con un calcio di rigore apparso decisamente dubbio agli occhi dei tifosi teatini. La squadra di Cotta non riesce a trovare la via del gol e rimanda ancora una volta l'appuntamento con il successo casalingo. La Vastese non sa più vincere e viene sconfitta 2-0 nella trasferta di Piedimonte Matese. I padroni di casa si aggiudicano il match con una rete per tempo. Al vantaggio firmato da Sorrentino ha fatto seguito il raddoppio siglato da Esposito. Sconfitta fatale per mister Ferazzoli, che è stato esonerato dalla società aragonese. Al suo posto è subentrato Alessandro Lucarelli, ex tecnico del Chieti, con il quale ha vinto 2 campionati di eccellenza e ha disputato un ottimo campionato di Serie D. A lui l'arduo compito di invertire la rotta e risollevare la Vastese.